Talking the City. Cosa succede in città? Dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. Attualità, politica, cultura, spettacolo, sport. Tutto quanto fatto il credito. Un programma di Corrado Ortini. Original Camelo Bondo, my dear city road boy. Talk in the city. Tell me, tell me. Tell me in the city what I want. Bene, Talking the City, torniamo in diretta in questo lunedì 23 febbraio 2015. Abbiamo un ospite molto importante e, come è nostra abitudine, io spero che il ritorno in cuffia sia buono anche per il nostro ospite, ritorno audio. Come è nostra abitudine, ci piace poi far entrare in voce gli ospiti con una base musicale. Ecco, non ho trovato niente di meglio, probabilmente anche poco per questo nostro ospite, però mi piace accoglierla così. Brava, brava, sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio così con la voce, sembro un signolo, sì. Forse faccio qualche nota, non è proprio giusto, giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stato per sentire queste note così basse che so fare. E poi vado su, vado su, vado su. Come sono brava, Elisabetta Pozzi, buongiorno! Buongiorno, ma che grazie, che onore, che onore un ingresso di questo genere, questo virtuosismo straordinario di Nina, mamma mia, grazie. Beh, Elisabetta, ovviamente un nome conosciuto, però poi sai, preparandomi per incontrarti anche se solo telefonicamente, ho scoperto che sei uno dei personaggi più importanti del Teatro Nazionale. A livello femminile forse la più importante, posso dirlo? Ma cosa dirti? Sì, lavoro costantemente da quando avevo 16 anni, perciò chiaramente dopo un po' in qualche maniera riesci a importi. Poi è chiaro, ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandissimi, ho iniziato da ragazzina appunto con Albertazzi, poi però nel teatro ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi. Purtroppo l'ultimo è scomparso pochi giorni fa, Luca Ronconi, e con lui sono venute tante anche soddisfazioni di premio, e poi ho lavorato all'estero. Mi sono dedicata quasi esclusivamente al teatro per una mia personale passione, che era talmente, è sempre stata così forte, ma lo è tuttora, che mi ha impedito di approfondire il mio rapporto invece con il cinema, che peraltro è stato benedetto. Una cosa però che ho scoperto invece molto importante, ecco, insomma, due minuti per parlarne, che tu spesso hai lavorato con delle tue colleghe, e si dice che in teatro c'è solo il palco ha solo un centro. Bravo. Quanto è difficile lavorare con colleghe, anche insomma, leggo la Melato, leggo l'adesivo, colleghe anche importanti, e cercare di conquistare quel famoso centro del palco? Ma gli spettacoli di cui parli, appunto con Mariangela, era uno spettacolo di cui la cui regia era di Ronconi, quindi insomma diciamo che il centro in realtà era lui e ci muoveva intorno al suo spettacolo, peraltro magnifico, veramente bellissimo, molto cinematografico tra l'altro, aveva tutte le musiche di Hitchcock, quindi era curiosamente molto cinematografico come spettacolo. Ma poi non so, come Pamela Villoresi, con Giuliana Desio, con Maria Amelia Monti, con Maddalena Crippa, effettivamente sono colleghe, con persone che normalmente lavorano non da sole, ma magari appunto come protagoniste uniche. Invece io ho sempre cercato di mettere insieme i pezzi, perché nell'unione davvero, adesso dico una banalità, però c'è la forza. Questi spettacoli di cui tu parli hanno avuto un successo veramente incredibile, erano altri tempi, erano gli anni 90, in cui diciamo che il teatro viveva un periodo di grandissima fortuna, oltretutto con possibilità anche maggiori di adesso. Ma questi spettacoli hanno avuto una tale grazia, tale fortuna, che sono stati replicati 2 o 3 anni di seguito. Quindi quello che io pensavo, cioè che l'unione veramente significasse grande forza, è stato premiato, era vero.
A me, dico la verità, erano spettacoli tutti in cui non c'era un protagonista, erano veramente due o tre protagoniste, spettacoli con delle regie magnifiche, per cui non c'era il pericolo che non ci fosse un equilibrio tra noi. Erano tutti quegli spettacoli in cui l'equilibrio era tale che nessuno ha detto mai: ah, quello bello, meglio lui, meglio lei, meglio quell'altro. Addirittura in Crimini del Cuore, che abbiamo fatto insieme a Pamela Viloretti, con Giuliana Desio, con Maria Amelia Monti e addirittura Luca Zingaretti, era uno spettacolo in cui nessuno ha detto mai: ah, mi è piaciuto tanto quell'attrice, quella, o quell'undi, insomma, erano spettacoli forti di per sé, e quindi avere sul palcoscenico delle forze vere, di attori, cioè, veramente bravi e importanti, e crea grandissima beneficio, crea grande beneficio, ecco, diciamo. Ecco, parlavi di registi molto importanti. Ho visto in cinema, non hai fatto tantissimo, però elenco i registi con i quali hai lavorato: Mauro Bolognini, Michelangelo Antonioni, Ugo Gregoretti, Carlo Verdone e l'ultimo, non ultimo, ultimo come tempo, nel 2005 con Ferzan Özbetek. Ecco, il massimo, voglio dire, insomma. Certo. Te li sei scelti, te li sei capati, come diciamo noi. Per me o sono i massimo o non ci lavoro, no, sto scherzando, perché a volte invece in autori, registi meno conosciuti in realtà si nascondono dei veri talenti. Diciamo che però io privilegio sempre il teatro, quindi per me non ho mai lo spazio per mettere dentro qualche cosa, tant'è che questi film di cui tu parli, a parte il primissimo che avevo 18 anni, mi pare, quello con Bolognini, e c'era Ugo Tognazzi, era un film a episodi. Dove vai in vacanza, famoso. Dove vai in vacanza, esatto, io facevo l'episodio con Ugo Tognazzi e è stato veramente buffo, perché non ti dico qual è stata la mia prima battuta in cinema, perché è anche leggermente volgare. Te la ricordi? Vabbè. Che me la ricordo? È radiofonica? Ma non lo so, andate a vederlo, saprete qual è la mia prima battuta in cinema che è stata mai fatta. È veramente, veramente ridicolo, però è divertente, è un episodio piuttosto carino. Beh, Tognazzi piaceva molto essere ridicolo, ci si divertiva. Bravo, infatti, ma era veramente una persona deliziosa. Poi ci siamo un po' frequentati col figlio Ricky, siamo diventati amici, siamo coetanei, quindi per un pezzettino abbiamo un po' lavorato insieme, ci siamo frequentati come compagnia, ecco, quindi è stato un bellissimo periodo, ma piccolissimi eravamo. Andando avanti, Antonioni mi ha proposto un bellissimo film, molto intellettuale, molto particolare, con la Vippi addirittura, Branciaroli, che fu uno film molto brutto in sé, perché poi non era un gran film, però usava delle tecniche speciali di conversione dal magnetico, cioè fatto con le telecamere, in versione cinematografica. Non è mai più stato fatto, perché era una cosa talmente costosa che fu impossibile realizzarla di nuovo. Ecco, però poi nell'arco della tua carriera, poi non l'ho detto prima, ma poi alla fine purtroppo, e qui devo dire purtroppo, verrai ricordata per aver fatto un film cult che resterà proprio nella storia del cinema italiano, certo. Non ci resta che piangere, del quale abbiamo parlato già molto, perché abbiamo avuto ospite un altro protagonista femminile di quel film, dove fai forse, ecco, una piccola parte, però già esserci stata lì era importante. Guarda, no? Devo dirti la verità, che di quel film io ricordo di tantissimo, perché io ho fatto quella piccola parte per caso, nel senso che io in realtà stavo seguendo l'intero film, perché essendo molto legata a Massimo, al suo, quello che è adesso un produttore, Gaetano Daniele, e alla loro compagnia, perché li frequentavo molto strettamente, diciamo che ero fidanzata con appunto Gaetano, che era la sua, come dire, il suo factotum, io mi sono trovata a seguire l'intero film tentando di lavorare sul copione che loro man mano costruivano. Lo sappiamo, guarda, noi abbiamo avuto Amanda Sandrelli ospite. Ah, Amanda, e certo. Ci ha raccontato proprio che il copione non esisteva, che non si esisteva, improvvisava, esatto. E non si riusciva neanche spesso a dare il ciak, perché si rideva talmente tanto. Bravo. Ecco, un ambiente proprio strano nel cinema, dove si va sempre di fretta, dove si cerca di fare le cose velocemente, perché chiaramente poi il tempo costa nel cinema, no? Certo. E insomma, sì, questo lo ribadisco, io ero lì, praticamente ho seguito l'intero film,
praticamente il mio compito era quello di scrivere, di dare a loro ogni settimana il materiale girato, ma non essendoci ancora il digitale, io praticamente battevo a macchina il girato buono e glielo passavo ogni settimana. Quindi praticamente il copione era postumo, cioè veniva fatto dopo la cena. Sì, esatto. E quindi loro capivano che cosa stavano facendo, perché non sempre riuscivano a vedere, a fare, diciamo, le visioni settimanali, no? Erano molto naif in questo senso. Ecco, voglio approfittare per presentarti Piero Pacchiarotti, che è appunto il responsabile maggiore, anche insieme insomma a Costanza Saccarelli che è qui con noi, di questo International Tour Film Festival. Sì. Ciao, piacere di conoscerti, sono Piero e niente, mi ero preparato qualche domanda, me le avete già bruciate tutte, però va bene così. No, volevo dirti, mi ero preparato queste domande perché noi lo scorso anno al festival appena concluso avevamo dedicato proprio una giornata a Massimo Troisi con un film che poi è passato anche su Rai 3, il mio cinema secondo me di Raffaele Virzillo, e avevamo la stessa mostra che poi è stata anche al festival di Roma, l'avevamo portata con la Pubispay su a Tolfa dove abbiamo fatto il festival, e avevamo avuto tra gli ospiti anche Iris Spinato, che sicuramente hai conosciuto e che è venuta e ha fatto un intervento molto simpatico da noi. Iris Spinato, che ha fatto una parte, però anche lei ha detto che molte sono state tagliate delle sue. Ti ricordi di chi parliamo, Elisabetta? Ma io sì, le ricordo perfettamente, perché ci fu un lunghissimo pezzo del film in cui Iris Spinato, che faceva la Mazzone, instaurava un rapporto molto stretto con il personaggio di Benigni, no? E tutta questa parte, molto carina, molto buffa tra l'altro, molto divertente, fu tagliata per l'impossibilità di montare un film che sarebbe durato, so, 4 ore. E quindi lì tagliarono tutta la parte di Iris, tutta, insomma, non tutta, ma una buona parte, per poi privilegiare cose in più. Ma di questa cosa, io, poiché mi facevo dare delle cassette io di del registrato per poterle ribattere a macchina, io mi trovo tutta una serie di registrazioni di tutte le scene, ma ne ho una cinquantina di queste cassettine, che ogni tanto mi risento perché sono... Mamma mia, ti è lì che hanno un valore quelle! No, per l'amor di Dio, oltretutto poi abbiamo delle versioni un po' diverse da quelle che poi sono state montate, bellissime, sulla scena della dogana famosa, come no, quella di Leonardo. Che ci sono la scena della dogana ci hanno raccontato che a un certo punto hanno dovuto mandare via tutti, e tra l'altro l'avete girata qui vicino a noi, qui vicino a Civitavecchia, vicino a noi, l'avevano dovuto mandare via tutti perché altrimenti non si riusciva a fare questa scena, perché ridevano tutti. È una scena con le lacrime, tutte a lacrime. Sì. Alcune scene hanno deciso di non cioè c'era un carrello che veniva fatto quando già eravamo in studio, però, e l'uscita, la prima uscita dei due protagonisti, di Massimo e di Roberto, che uscivano vestiti da 400 per la città, no? Per questa sì. Quella scena montata, cioè già il carrello fatto, c'era Rotundo che aveva già costruito tutte le luci eccetera, non si riuscì a fare, perché non si poteva. Cioè, quella della pipì che cade dall'alto, sì, ce l'ha raccontato anche Sandrelli. Memorabile, quello, è vero. Memorabile. Piero, senti, scusa, tu parli, io ti sento veramente entusiasta con questi racconti, cioè la stai rivivendo con noi, però poi dopo vedo che tu hai fatto dei ruoli, diciamo, sei stata meno al cinema perché poi hai scelto la strada del teatro, però ecco, hai fatto queste cose, hai vinto un Davide di Donatello, perciò hai lasciato il tuo segno. Cosa ti ha fatto scegliere poi la prosa al posto del cinema? Scusa, non ti sento bene, mi ripeti, ecco, la domanda. Che non... Dopo aver vinto il Davide Donatello, però poi in realtà ti sei data completamente al teatro, perché? Io ho semplicemente continuato sulla mia strada, perché io quello facevo e quello mi divertiva, anche perché facevo delle belle cose che mi piacevano proprio molto sul palcoscenico. Quindi quando poi Carlo mi chiamò per questo impegno, io ero libero, l'ho fatto volentierissimo e mi sono beccata su Don Davide, che fu davvero un miracolo. C'è un personaggio che ancora hai voglia di fare, non hai avuto occasione di fare e ti piacerebbe? Ma tu dici in cinema o in teatro? Al teatro. Ah, no, guarda, ho fatto anche Amleto, nel ruolo di Amleto, per cui, come dire, ora io devo dire, mi occupo, faccio tanti spettacoli ancora, però
il mio sogno vero è quello di riuscire a lavorare nel luogo in cui adesso abito con mio marito, che è un paese vicino a Pavia, dove abbiamo comprato un vecchio cinema, proprio alla Tornatore, un nuovo cinema paradiso, in realtà si chiamava Marconi, dove abbiamo stiamo costruendo un luogo di incontro, di laboratorio e di studio. E questo per me è il mio sogno vero dei prossimi anni, di concentrarmi su quello. Poi sui personaggi ogni volta è una sfida, quindi ogni volta io mi diverto comunque, no? Però diciamo che se c'è un sogno nel cassetto, dico la verità, non più per almeno, per adesso per meno. Beh, questa è una cosa bella. Tutti noi ci auguriamo nella vita di non avere più sogni nel cassetto, perché abbiamo aperto già tutti i cassetti, quindi complimenti. Ecco, sì, sui personaggi c'è tantissimi sogni. Questo qua ti dico è uno di quelli di cui ti parlo, questo qua del nostro luogo di lavoro. Quindi ho progetti molto ambiziosi in realtà. Poi sui personaggi, anche perché in questo momento il teatro non si capisce bene dove voglio andare. Allora è più interessante lavorare per capire come usare questo mezzo straordinario per ridar vita proprio anche alle nostre nuclei sociali, no? Capire che il teatro deve interagire con la società. Quindi o noi ci mettiamo in testa di fare degli spettacoli che non siano soltanto di intrattenimento, perché è chiaro che con l'intrattenimento far ridere, vabbè, cioè tutti sono, non dico che sono buoni, ma però con un teatro intelligente, un teatro che stimoli molto. E vedo che ci si sta quasi riuscendo. Per ecco, cui qui apri un'altra porta e potremmo parlare ancora due ore, la ricerca del teatro intelligente. Magari non mancherà occasione di parlarne ancora. Sì. Ricordiamo il motivo principale per il quale l'abbiamo chiamato. Oggi è il tuo compleanno, Elisabetta. Esatto. Non l'abbiamo detto, è la cosa poi più importante di tutte. Tanti auguri. Grazie veramente. Grazie a te per averci dedicato questa buona mezz'ora di radio importante con un personaggio così importante, Elisabetta Pozzi. Grazie ragazzi, a voi, bocca al lupo. Ciao. Ciao.